Aveva infuocato gli animi estivi la manovra economica del governo. Aveva messo sullo stesso piano governatori, sindaci e presidenti delle province, uniti tutti o quasi sotto l'egida incontrovertibile di un'unica, chiarissima parola: insostenibile. Una manovra insostenibile. Ora arriva l'autunno e anche le Marche iniziano a far di conto con i tagli imposti da Roma. La CISL spende così le prime parole di riflessione. L'impatto della manovra si sentirà soprattutto dal gennaio 2011, però è chiaro che da subito bisogna riorganizzare la spesa pubblica a livello regionale e dei comuni. La Regione ha discusso con noi, siamo confrontati, ci sono delle priorità che vanno dal lavoro al sociale allo sviluppo, le condividiamo, crediamo che sotto questo profilo tutti debbano metterci un pezzo di responsabilità. Anche noi come sindacato dobbiamo sostenere in particolare gli investimenti in queste aree che sono prioritarie proprio per contrastare la crisi e far ripartire lo sviluppo, sapendo e augurandoci che nella discussione tra regioni e governo sul federalismo si possa rivedere anche in parte l'impatto della manovra. Se insostenibile, quindi, era stato il giudizio che aveva ricompattato i rappresentanti nazionali dei governi locali, appartenenti sia all'opposizione che alla maggioranza, dalle Marche arrivano altri aggettivi ancora più netti. Intanto la manovra finanziaria costituita dal decreto 78 è per ampiezza e per profondità una manovra inedita che non è uguale negli ultimi 30 anni ed è profondamente iniqua ed errata perché non consente di precostituire le condizioni, diciamo, dello sviluppo. Su 221 milioni trasferiti storicamente alla regione, 148 vengono tagliati, siamo un taglio del 67% delle risorse.